Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche oggi in questo nuovo video. Crypto Weekly News in ritardo di un giorno perché è lunedì, però porcaccia miseria, siamo sempre di corsa. Ragazzi, è allucinante, almeno per come la sto vivendo io, come ci siano più notizie in bear market che durante un bull market, o perlomeno, cioè per carità, sì, bull market l'ultima volta che l'ho vissuto, non essendo poi nel mondo di crypto da tantissimo tempo, c'era un susseguirsi di notizie effettivamente, però era più un susseguirsi in realtà di progetti. Qua col bear market è un susseguirsi di casini, cioè bisogna stare più attenti a cosa crolla rispetto a che cosa tiene, perché alla fine del bear market poi tireremo le somme, raccoglieremo i pezzi, vedremo chi c'è ancora in piedi e vedremo che cosa effettivamente potremmo portare a casa. Ma non perdiamoci d'animo, soprattutto se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete like, condividete il video, lo sapete che cosa dovete fare, dai, su. E tra l'altro ho il mio nuovo inquilino che piange, perché ha due mesi, Micio, non c'è, arriverà, probabilmente si aggrapperà da qualche parte durante il video, perché l'ha già fatto, sto infame. Ma, come dicevo, non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la prima notizia di oggi, che riguarda il buon Elon Musk, che a quanto pare avrebbe sfruttato la sua posizione di uomo più ricco del mondo per manipolare e gestire uno schema piramidale basato su Dogecoin. Ok? Vabbè. Sostanzialmente Musk è stato citato in giudizio insieme a SpaceX e Tesla, che sono le sue due società. In caso di sconfitta, tra l'altro, dovrà risarcire 258 miliardi di dollari, cioè follia, per, come dicevo, lo schema piramidale su Dogecoin. Nel deposito, praticamente nel depositare la causa, il querelante sostiene che Musk in pratica si sarebbe ingiustamente arricchito con 86 miliardi di dollari tramite frode telematica, gioco d'azzardo, pratiche ingannevoli, eccetera, eccetera. Sostanzialmente Musk in più si era proclamato Doge Father, ex CEO di Dogecoin, partner, sviluppatore, pubblico venditore, tutto quello che poteva fare con Dogecoin l'aveva fatto e aveva spinto la Doge Army, la sua società e vari miliardari, influencer, eccetera, ad aumentare, quindi a comprare Dogecoin per aumentarne il prezzo, la capitalizzazione, il volume di trading, eccetera. La crypto community attorno a Dogecoin, che vi ricordo su un sondaggio di Twitter era tra l'altro uno dei token più amati, ha ovviamente deriso la causa. E tra i tanti c'è anche stato Sibetoshi Nakamoto, bel nome, creatore di Dogecoin, che ha definito la class action incredibilmente stupida. Ma va? Ma ha ammesso anche che il trading di criptovalute alla fine non è tanto diverso dal gioco d'azzardo. Sì, può starci, ma personalmente, avendo visto tanta gente rovinarsi col gioco d'azzardo, purtroppo, e non sto qua a spiegarvi il perché, direi che sì e no, perché il trading è pur sempre fatto di probabilità. Se una persona studia, può cercare di ridurre la probabilità di perdere e aumentare la probabilità di vincere. Il gioco d'azzardo, a meno che non si tratti di carte dove siete estremamente bravi, bluff, non bluff, tutte queste cose qui, la macchinetta del gioco d'azzardo, il gratta e vinci, ragazzi, è probabilità pura, cioè non potete pensare di fare chissà che cosa. Quindi sì, gioco d'azzardo sì e no, però finché continueremo a vedere questo mondo come gioco d'azzardo, probabilmente faremo sempre fatica a fare quel click, quello switch in più. La seconda notizia invece riguarda Simon Dixon, cofondatore di Bank to the Future, che ha proposto un piano di recupero per Celsius, non so se qualcuno ha seguito la vicenda, che è sostanzialmente simile alla soluzione offerta a Bitfinex in seguito all'attacco hacker dei Bitcoin nel 2016. Sebbene le dichiarazioni di Dixon condivise sabato scorso non includano dettagli specifici sul piano di recupero offerto al consiglio di amministrazione di Celsius, lo stesso Dixon ha sottolineato che potrebbe essere tutto risolto nel giro di 9 mesi. Un parto, praticamente. Ha inoltre evidenziato che in qualità di azionista e finanziatore di Celsius, perché è importante sottolineare questo, e a causa dell'impatto sistematico a breve termine su coloro che possiedono Bitcoin, sia pronto a sostenere appunto Celsius con un piano di recupero, che però a quanto pare non si capisce bene dove va. I piani di Dixon, come detto, si ispirano alle soluzioni adottate dalla sua stessa azienda ad agosto 2016 a seguito della perdita di circa 120.000 bitcoin da parte di Bitfinex a causa di una violazione di sicurezza informatica che aveva riportato tra l'altro una perdita di circa 72 milioni di dollari dei fondi dei clienti. Cioè, vi immaginate, il giorno dopo nessuno ha più niente. Forse a qualcuno suona anche familiare questa cosa, nel breve. Ma piuttosto che con una procedura di liquidazione, Bitfinex ha escogitato un piano di recupero innovativo che prevedeva appunto nel 2016 promesse di rimborso sotto forma di token BFX di Bitfinex agli stessi clienti che rappresentavano il valore del denaro perso durante l'attacco.
Questi token, tra l'altro, erano negoziabili sul mercato e potevano essere conservati in un secondo momento per un futuro rimborso di $1 per token, quindi anche lì uno a uno. Poco dopo, Bank to the Future aveva integrato la possibilità, tra l'altro, per i clienti di convertire gli stessi token BFX in azioni della società. Circa 7 mesi dopo, Bank to the Future ha riferito poi il successo del piano, che tra l'altro aveva fatto recuperare dal 75 al 100% dei fondi persi dai clienti. Quindi in pratica quello che vogliono fare è poi riportare lo stesso piano, o comunque pare si ispireranno a quel modello di piano escogitato nel 2016, per cercare di un po' arginare quello che potrebbe essere il collasso di Celsius. Vedremo se effettivamente ce la faranno, come lo faranno, perché sarà effettivamente un ottimo caso studio dovessero riuscirci per la seconda volta, però certo non possiamo sempre affidarci a piani di recupero all'ultimo secondo, ecco. E come non andare a El Salvador, dove Nayib Bukele ha condiviso alcuni consigli con gli stessi investitori di Bitcoin, che sono ovviamente preoccupati del mercato ribassista. Sostanzialmente ha detto: smettete di guardare i grafici e godetevi la vita. Ok. Allora, El Salvador ha introdotto Bitcoin come moneta a corso legale a settembre 2021. Ha fatto un clamore enorme, quando tra l'altro il prezzo di mercato era circa $50,000. Da allora il governo di Bukele aveva anche tra l'altro avuto dei ritorni significativi dal proprio investimento. E tra l'altro lo stesso denaro recuperato da questi investimenti era stato poi investito all'interno del paese, quindi non è che l'avevano buttato così. Di recente però il valore di Bitcoin è significativamente diminuito e Bukele ha deciso di condividere quindi alcuni consigli per cercare di calmare un attimo le acque, perché sostanzialmente ha detto: vedo alcune persone preoccupate e ansiose a causa dell'attuale prezzo di Bitcoin. E sti cazzi. Comunque, il mio consiglio: smettete di guardare i grafici e godetevi la vita. Se avete investito in Bitcoin, il vostro investimento è sicuro, il suo valore crescerà immensamente al termine del bear market. E non rompete troppo le... No, questo non l'ha detto, ma ve lo dico io. Direi che è inutile dire, tra l'altro, che il consiglio non è stato troppo accettato dalla community o ben accolto, e molti hanno anche evidenziato il fatto che lo Stato di El Salvador abbia comprato i suoi Bitcoin a un prezzo molto più alto dell'attuale valore di mercato, come dicevamo prima, circa $50,000, andando poi ovviamente a compensare comprando ancora. Vero, quindi. Ma Alejandro Zelaya, madonna che nomi, ministro delle finanze di El Salvador, ha respinto tutte le accuse secondo cui il paese avrebbe perso oltre $40 milioni a causa proprio dello sbalzo di prezzo di Bitcoin, siccome non hanno mai venduto i Bitcoin che sono in loro possesso. Cioè, alla fine è come dire: se non vendi non hai perso nulla. Ok? Però se ti serve prenderli? Speriamo che non gli serva toccarli e che quindi si possa andare avanti bene. Tra l'altro è stato anche consigliato sotto uno dei post di Bukele che potrebbe essere uno dei momenti più interessanti per creare l'ETF basato su Bitcoin. Chi lo sa, chi lo sa. Passiamo anche questa settimana a una notizia che riguarda Solana e il suo protocollo Solend, che ha approvato tramite una proposta di governance improvvisata l'acquisizione del wallet di una whale per liquidare forzatamente i suoi fondi. Una mossa che alla fine va contro il concetto stesso di DeFi. La proposta, denominata Solend 1 Mitigate Risk from Whale, ragazzi questa l'ho letta perché col cavolo che ve la sapevo dire così, è stata, come dicevo, introdotta improvvisamente domenica, senza alcun avviso, senza annunci, senza niente. La votazione si è conclusa con un tasso di approvazione del 97%, e grazie al... Questa mossa, beh, è ovvio, ha creato un certo scandalo in un periodo già delicato a causa dei recenti licenziamenti da parte di alcuni exchange, tra cui Coinbase, BlockFi, eccetera, nonché la questione delle liquidazioni di Triaros Capital. Cioè, già siamo a merda fino qua, continuiamo con queste stronzate. E questa improvvisa alterazione di una presunta DAO ha spinto gli utenti a mettere in discussione il reale grado di decentralizzazione di Solend, e io direi anche di Solana. Secondo la proposta, se Sol scendesse sotto i $22,30, l'account della whale diverrebbe liquidabile fino al 20% dei suoi prestiti, che sono circa $21 milioni. L'obiettivo della proposta in pratica è assumere il controllo del conto della balena e condurre la liquidazione attraverso una transazione over the counter. La community, mi pare normale, non ha reagito per niente bene alla notizia. Ovviamente molti utenti hanno sottolineato che prendere il controllo di un wallet di Solend, o comunque un wallet, significa andare contro, come diciamo, i principi stessi della DeFi, e che questa mossa solleva inoltre molti dubbi sulla capacità di Solend stesso di gestire il proprio debito. Cioè, alla fine, se tu mi devi liquidare un portafoglio per pararti il culo, c'è qual quadra che non cosa. Vedremo anche lì se metteranno mano al wallet di un utente, cosa che ritengo estremamente grave, o
capiranno di aver detto una cazzata e stiranno indietro. Passiamo adesso all'ultima notizia, che in realtà più che una notizia è, diciamo, uno sfogo. Abbiamo visto Bitcoin andare a sbattere contro i massimi del ciclo precedente, bucandoli. Siamo andati giù. Abbiamo visto Ethereum tornare a tre cifre, siamo passati sotto i $1,000, facendo gelare il sangue a molti investitori, me compreso. Fino a un certo punto, ma comunque non ce la siamo passata troppo bene. Ma ancora di più, personalmente, ho visto creator e persone comuni farsi una sorta di guerra, perché ma quello aveva detto che Bitcoin sarebbe andato a 100k to the moon, ma lei aveva detto che sarebbe andata così, ma io l'ho ascoltato parlare e poi ho investito. Ragazzi, e sti cazzi? Ora si investe per sentito dire? Si investe perché qualcuno analizza un grafico, dice la sua, che magia, può essere sbagliato, perché ragazzi si parla di probabilità, non di certezze. I creator che vedo parlare di trading cercano di analizzare i grafici per capire quale sia la probabilità più alta che possa andare in un modo rispetto che in un altro. Non hanno la sfera di cristallo. E allora, però, tutti giù a mollare lo stipendio su un qualsiasi token piuttosto che su un altro? Cioè, il bear market qui, quest'anno, soprattutto, ha rivelato e sta rivelando l'unica vera bolla che ci sia sui mercati oggi. Gli investitori improvvisati. Quelli che ascoltano 4 video e 2 podcast e partono con l'aprire un conto mettendoci sopra lo stipendio. Come se bastasse un mese e qualche ora di lezione per capire anche solo le basi di un mondo incasinato come quello economico-finanziario. Cioè c'è gente che ci studia sopra degli anni. Voi ascoltate 2 video su YouTube? Capito tutto? Ah no, perché Bitcoin va là. Eppure, porcaccia miseria, lo sento dire ovunque, non sono consigli finanziari. Cioè in ogni video. Ormai è una frase che viene presa in giro ogni volta che la si sente, addirittura quando la si dice. Cioè gente che dice, ma sì, oh ragazzi, non sono così finanziari. Perché tanto alla fine li prendete come ordini finanziari, non come consigli. Pace.